Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questa diretta improvvisa che faccio. Sicuramente una diretta un po' strana, sicuramente una diretta un po' diversa, folle, ed eccoci qua. Allora, ci siamo? Ok, vediamo. Sto dicendo di venire in diretta. Come state? Ma ho deciso di fare questa diretta perché sto facendo l'evento che ho sabato e allora in base a questo evento che sto facendo, diciamo. Chiedo scusa un secondo solo, ho finito. Un attimo solo. Moment, please. Ok. Ok. Tan, 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 tan. Ok, buono. Scusatemi, ci sono. Allora, perché questa diretta di oggi? Allora, stavo facendo come si dice, l'evento di sabato, come attrarre denaro, tutte queste cose qui. Sto facendo delle cose molto belle, molto interessanti, molto, molto belle. E siccome voglio fare le cose in grande, sto facendo qui questo evento, sto scrivendo, vi racconto anche un po'. Sto parlando di numerologia. Ad esempio, sulla numerologia devo spiegare che non ci si sposa mai, ad esempio, in un giorno 5, con un karma 5, perché il karma 5 porta alla solitudine nelle persone. Pertanto, una persona che si sposa con un karma 5, quel matrimonio, uno dei due soffrirà di solitudine oppure si andrà verso una separazione. Ok? La numerologia è importante, la numerologia è molto importante, la cosa fantastica sarebbe unire la numerologia, la simbologia, le metafore. C'è una conoscenza potentissima, che è quello di unire determinati puzzle. Noi dobbiamo incominciare a comprendere, a capire che il nostro sangue, il nostro DNA non ha un dialogo parlato. Quindi se io dico Alessandra Morigi che è qua, bellissimo il libro di numerologia. Io vi dico già che adesso i libri viola sono terminati. Ok? Allora, adesso ci sono quelli verdi. Vi consiglio di prenderlo. Chi non l'ha preso il libro di numerologia perché è un'opera d'arte che, secondo il mio punto di vista, il fatto stesso che l'ha fatto anche Giovanni Bressana vale veramente un botto. Ma andiamo avanti. Cominciamo a fare un dialogo serio. Questa donna che non conosco, Alessandra Morigi, ok? Tra l'altro sembra anche una bella donna. Alessandra, ad esempio, se io dico Alessandra, ciao Alessandra, come stai? Lei mi risponderà, io sto bene, eccetera, 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 eccetera. Molto bene. Quello che dice Alessandra lo dice nella mente. Pertanto, il dialogo che io faccio con Alessandra, il dialogo che io faccio con Monica Munarini, il dialogo che io faccio con Tom D'Agostino, sono tutti dialoghi positivi, ma sono tutti mentali. Se tu vuoi arrivare all'inconscio, non ti puoi fermare alla mente. Se tu vuoi arrivare all'inconscio, devi bypassare la tua mente critica. L'inconscio ti fa bypassare la tua mente critica. Ok? Bypassa. L'inconscio non conosce il dialogo, non conosce ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Ok? Pertanto, la domanda da porsi è: vuoi arrivare all'inconscio? Vuoi arrivare all'energia? Vuoi avere culo nella vita? Vuoi avere fortuna? Vuoi dialogare con l'universo? Allora ti spiego una cosa. Elon Musk, ti faccio capire come funziona la conoscenza.
Elon Musk, ad esempio, da bambino, in sostanza, che cosa gli hanno fatto ad Elon Musk? Non riconosciuto dal padre, svalutato dal padre, picchiato dal padre. Elon Musk. Quando aveva 9 anni, siccome era soppresso in casa, ha avuto dei fortissimi attacchi di bullismo da degli amici che lo hanno menato talmente forte che è finito una settimana in coma ed ha rischiato di morire. Quindi, chi è che ha salvato la vita di Elon Musk? I macchinari, l'ospedale, il computer, la tecnologia. Elon Musk poi è entrato in un suo mondo. Pertanto, chi è il padre di Elon Musk? È un padre che lo svalutava? No, è un padre che non lo riconosceva. Condividete tutti quanti questa diretta. Premi, condividi, 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 condividi. Bene. Allora che cosa succede? Succede che Elon Musk a 12 anni comincia a fare la prima invenzione. Poi inventa PayPal. La mamma nel frattempo si separa dal padre e va in Canada. Poi la mamma va in America, ma ha creato la disconnessione con il padre. Pertanto Elon Musk ha un conflitto. Lui deve fare qualcosa perché deve dimostrare a suo padre che non è un coglione. Nel frattempo ha avuto il primo figlio, che lo ha perso, perché la moglie lo ha abortito, e poi ha avuto un altro figlio, parto gemellare. E il primo figlio maschio che ha avuto, primogenito, che rappresentava lui, siccome rappresenta lui, e siccome lui odiava il padre, pertanto in suo figlio vedrà suo padre. Che cosa succede? Che il figlio di Elon Musk non solo non ha riconosciuto il padre Elon Musk, ma si è tolto il cognome e ha cambiato sesso, perché ripudia suo padre. Ripudia suo padre. Che cos'è questa? È la conoscenza. Il mondo ha dato in mano ad Elon Musk poi che cosa? Questo ragazzo, questo uomo che ha la mia età, Elon Musk è esattamente 17 giorni più vecchio di me. La cosa interessante, è nato il 28 giugno del 1971. Questo ragazzo qua pertanto lui pensa che il computer gli salva la vita. Che cosa vuole fare lui adesso? Vuole mettere un microchip nel cervello delle persone per salvargli la vita. Magari un non vedente farlo vedere, questo qua così così. È giusto quello che fa Elon Musk? Sotto un aspetto mentale è giusto, ma sotto un aspetto metaforico, simbolico, associativo, è un disastro. Allora dobbiamo capire la conoscenza a che livelli la vogliamo portare. La scuola dà conoscenza? Zero. Perché la scuola ti insegna. Insegna vuol dire che ti lascia il segno. Mentre la scuola dovrebbe educare. Educare vuol dire tirare fuori il talento. Educare, tirare fuori il talento. Insegnare, lasciare il segno. Ok? Le persone che cosa fanno oggi nella vita? Tu cosa fai che mi ascolti? Maria Vito, Marta, Diego, Castagna, che cosa fate voi? Pensate. Sbagliato. Ok? Dici cose interessanti da altre versioni tipo Vanna Marchi, comunque simpatico per la serata. Grazie, ti ringrazio. Molto gentile. Allora, dico una cosa. Voi dovete partire da un principio. Quello che conta nella vita è il risultato. Quello che conta nella vita è bypassare la mente critica. Quando voi incominciate a pensare, se Antonella, Lella, Vanna Albertin, Giuseppe, che tra l'altro è un grandissimo naturopata di Napoli, ok? Ho avuto modo di conoscere questo signore, meraviglioso.
studioso, un grande professionista. Vi consiglio magari di rivolgervi a lui se avete bisogno di qualcosina. Allora, parliamo di Giuseppe Santomartino. Questo signore, quando lui pensa, quando lui ragiona, quando lui fa, è lui? No. Allora, qual è il problema? Il problema è che oggi le persone non sognano più. Perché oggi le persone non sognano più? Perché oggi le persone non sono più felici? Perché oggi le persone non accendono più la fiamma? Perché non c'è nessuna fiamma? Perché la gente è rincoglionita? Perché il mondo? Perché la nostra mente è intossicata. Una cosa che voi dovete capire, una cosa che voi dovete comprendere, che la tua mente non è tua, ma è di questa società, è di questa scuola, è di questa famiglia, è di questa chiesa, è di questi protocolli che ti dicono quello va bene, quello non va bene, tu vai bene, tu non vai bene, penna rossa, penna blu. Le persone che hanno in mano la loro vita sono i ribelli, sono quelle persone che non riesci a educarli, non riesci a insegnarli perché non vogliono, perché sono fondamentalmente dei folli. Tanto che cambia il mondo non quelli in giacca e cravatta, ma cambiano il mondo i folli, quelli che ci credono davvero, no? Allora, se tu vuoi conoscere il tuo dono, se tu vuoi conoscere il tuo talento, non puoi conoscere il tuo dono, non puoi conoscere il tuo talento se pensi. La mente mente, il cuore non mente. Se tu vuoi conoscere il tuo dono, se tu vuoi conoscere il tuo talento, devi bypassare la tua mente critica, portare la mente al cuore, lì c'è il tuo tesoro. Connettere il tuo cuore all'universo attraverso la fantasia e l'immaginazione. Albert Einstein, il più grande potere che l'essere umano ha a disposizione è la sua immaginazione. Nikola Tesla, noi siamo stelle in movimento, noi siamo frammenti di luce, luce siamo e luce torneremo. Quando il 3, il 6 e il 9 si uniscono tra di loro, l'universo crea la magnificenza del 3, 6 e 9. Nel nome del Padre, 9. Nel nome del Figlio, 3. Nel nome dello Spirito Santo, 6. 3, 6 e 9. Le persone, pertanto, fanno altro che pensare. Quando io mi trovo davanti a una persona, e credetemi che mi trovo davanti ai numeri 1, quando li ascolto, li guardo e gli dico, ma che cazzo stai dicendo? Non sono loro che parlano. È la scuola, è l'asilo, è il porco sacramento di chissà che cosa. Bene, sono altri. Le persone come fanno a tornare a sognare? Non possono tornare a sognare. Perché le persone non possono tornare a sognare? Perché questo mondo ti fa vedere morte, morte, morte. Tu non vai bene, morte, pandemia, cattiveria. Distanziamento sociale, mascherina, lockdown, hai fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava dose, l'hai fatta? Attenzione, non puoi entrare in questo, non puoi, paura, terrore, pathos, poi camion, militari, paura, terrore, pathos, poi telegiornale, pam, 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 pam. Di tutte queste metragliate che voi avete avuto nel culo, e sono galante, e non sto parlando dell'ex difensore dell'Inter, voi dovete partire da un principio. Che la vostra mente, la tua mente, Maria Carmela Arcara, Silvana Sorce, Patrizia Latino, la vostra mente, mente, la vostra mente è intossicata, siete pieni di tossine, siete drogati. Ma drogati di che cosa? Siete programmati al fallimento, perché siete drogati di paura, di pathos, perché aspetta la notizia che adesso ci sarà una nuova sventura, no? Come è possibile tornare a sognare quando il nostro circuito energetico è tossico? Ma non lo puoi fare. Allora
dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo capire come funziona l'essere umano. Se io vengo qui e parliamo con un uomo di Neanderthal o parliamo con un uomo primitivo e sta ascoltando questa diretta, dice: ma che cazzo sta dicendo questo? Non mi capisce. Pertanto, la mente comprende il nostro dialogo, l'inconscio non capisce, l'energia, il sistema energetico non capisce. Una mamma, quando è incinta, la mamma è sacra, il più grande motivatore del mondo e dell'universo, la mamma quando è incinta crea transfert emozionale continui. Quello che lei vede è quello che vede il bambino. Un calciatore molto importante, un calciatore di Serie A molto importante, io lavoravo con lui. Quando lavoravo con lui, aveva un problema con suo padre. E io dicevo: fai pace con tuo padre. Ma io non sono incazzato con tuo padre, non mi rompere il cazzo. Devi sistemare questo problema con tuo padre. Ma Alberto, ma mio padre... da quant'è che non lo vedi? Non ho voglia di ascoltarlo. Ma come? Mi hai detto che non sei in pace? Sì, vaffanculo, non mi interessa, rompere il cazzo di mio padre. Devi sistemare il rapporto con tuo padre, perché tuo padre è l'autorità e davanti a tuo padre c'è l'allenatore. Pertanto, se hai discrezzi con l'allenatore, ti riporta tuo padre. Una volta che abbiamo fatto un lavoro molto forte, in questo lavoro lui si vede che è piccolo e poi si vede che va, non è assolutamente Bonucci, ci mancherebbe, questo faceva l'ala destra, e si vede questo, si vede una cosa pazzesca, magari un domani faremo una diretta insieme con lui, adesso lui fa il direttore sportivo, e lui si vede che è nella pancia di sua madre. Cioè, questo si è visto nella pancia di sua madre. Alberto, vedo tutto buio, vedo tutto così, vedo tutto così. Sento mia mamma che sta piangendo. È a letto. Dopo 3 ore e mezza di lavoro, 3 ore e mezza di lavoro, ok, questo qui era a letto nella pancia di sua madre. Sento mio padre che gli dice: l'hai voluto, te lo tieni e non rompi i coglioni. Quando lui ha sentito quella voce di suo padre che gli ha detto: l'hai voluto, te lo tieni e non rompi i coglioni, questo ragazzo è esploso in un pianto enorme. Ma c'era un passaggio che gli mancava. Che la sua mammina aveva avuto 2 aborti precedenti, o meglio, voleva avere un bambino, ma purtroppo durante la gravidanza perdeva il bambino. E lui era il terzo. E suo padre, in un momento di grande sconforto, a sua madre che stava male, che rompeva le scatole, che cavolo ne so, che era incinta, che era lì a letto, che si è fatta tutta la gravidanza a letto, suo padre a un certo punto gli ha detto: l'hai voluto? Bene, adesso te lo tieni, non rompi i coglioni. Questo ragazzo è esploso in un pianto. Avete presente una bottiglia di spumante? Pum! Uguale. Ha pianto talmente tanto che è andato avanti per 5 minuti a piangere. 5 minuti è tantissimo. E piangeva, 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 piangeva e piangeva. Ok? A me non me ne frega un cazzo se uno non ci crede. Io dico la verità. Perché queste cose non solo le ho viste, le ho anche provate, le ho fatte, eccetera, eccetera, eccetera. Conosco delle cose che non sono conosciute qui in Occidente. Sa di fatto che quando ho finito questo lavoro, questo ragazzo mi ha guardato e con gli occhi lucidi mi ha detto: ora ho capito, Alberto, perché da una vita sono sempre incazzato con mio padre. Certo, ha preso la macchina ed è andato immediatamente a Roma. Veneto, Treviso, Roma. A fare che cosa? Ad abbracciare suo padre. E dopo che ha abbracciato suo padre, e dopo che ha fatto con suo padre, sapete che cosa ha fatto la sua carriera? È andato su.
perché ha riconosciuto l'autorità. Allora che cos'è che io ho capito? Che di tanti lavori che ho fatto, molto spesso noi siamo bloccati nella mente. La mente mente, il cuore non mente. Attraverso la fantasia, l'immaginazione, dobbiamo cercare di capire che il nostro vero tesoro vive nel cuore. Non vive nella mente, vive nel cuore. Vi faccio un esempio molto semplice. La numerologia è potente, è meravigliosa la numerologia. Il libro che avete è pazzesco. Come fondamento di numerologia vale oro, vale 100. Fase 2. Unire la numerologia alla simbologia, alle metafore, alla teoria del precedente, alla ciclicità. Perché tutto questo? Perché il nostro sangue, perché il nostro DNA ha un dialogo che è totalmente associativo, metaforico e simbolico. Il Buddha e Gesù avevano compreso questo. E perché non lo comprendiamo anche noi? Se io vedo la virgola della Nike, vedo che è Nike, se vedo la stella della Mercedes, vedo Mercedes, sono delle cose molto forti. Allora, perché oggi le persone non sognano più? Perché a livello simbolico ci sono delle situazioni di grandissima svalutazione. Quando io ti metto una mascherina, se io ti metto una mascherina, non ti sto mettendo solamente una mascherina. Se io ti metto una mascherina in bocca, ti sto anche dicendo stai zitto. Questo vale soprattutto per un bambino fino ai 7-8 anni di vita. Stai zitto, conflitto di autostima. Due, se io ti metto una mascherina, ti sto anche dicendo voglio che chiudi il chakra del cuore e del polmone. Perché chiudere la bocca mi va a chiudere il chakra del cuore e del polmone, che è il quarto chakra. Se io chiudo il chakra del cuore e le persone non amano, le persone non amando non possono sognare. E se le persone non sognano, non possono creare. E se le persone non sognano che non possono creare, non possono andare nella direzione della bellezza. La bellezza salverà il mondo? Non è vero niente. La bellezza non salverà nessun mondo. Per quale motivo? Perché per accendere la bellezza bisogna andare incontro all'amore. Ma se le persone gli hanno chiuso il chakra del cuore, come fanno ad amare? Non amano. E se non amano, non possono andare incontro alla bellezza. Morale. Che cosa bisogna fare? Bisogna tornare ad amare. Vuoi tornare a sognare? Torna ad amare. Ami un gatto, ami una gallina, ami un coniglio, ami una pianta, ami un fiore, ami una persona. Devi tornare ad amare, devi tornare ad abbracciare, devi tornare ad aprire il tuo chakra del cuore. Oggi le persone hanno il cuore chiuso. E il cuore chiuso ce l'hanno sì perché hanno una cattiva educazione, sì perché hanno parassitosi, sì perché mangiano di merda, sì tutto vero, sì perché siamo in mezzo alla svalutazione, sì vaffanculo, sì. Ma le persone non amano perché gli hanno messo la mascherina. E la mascherina, chiudendoti la bocca, gli ha mandato un microchip nell'inconscio dove scrivi chiuditi il chakra del cuore e del polmone. Tanto che tantissime persone si stanno ammalando sempre di più al sistema endocrino, al sistema polmonare, al sistema arterioso, perché portano il cuore chiuso. Allora che cosa bisogna fare? Mangiare bene? Certo, trovarti un bravo neurologo, un bravo dottore, bravissimo, lavorare sull'alimentazione, chapeau, lavorare su una cura antiparassitaria, bravo, 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 bravo. E poi? Mi vuoi abbracciare l'amico? Mi vuoi abbracciare l'amica? Torniamo ad abbracciare le persone, torniamo a fare qualche cosa di importante. Ma perché dici questo, Alberto? Perché se tu vuoi tornare a sognare, mi devi aprire il chakra del cuore. A Firenze nel 1500 che cosa c'è stato? A Firenze nel 1500 c'è stato il Rinascimento. Firenze, città 33, come sono 33 le vertebre, come 33 la porta del paradiso, come 33 sono gli anni di Cristo, come 33 è il numero del miracolo. Benissimo, Firenze questa città. Chissà perché? Dopo che hanno messo il calendario gregoriano è sparito il Rinascimento. Se noi vogliamo tornare a volare nella vita, Alberto, mi dai una mano? Alberto, mi dai una mano? Alberto, sei un grande motivatore? Io non sono un grande motivatore. Io sono il migliore.
e insieme a me ci possono essere altri migliori. E perché sono il migliore? Sono il migliore perché parlo in un modo intelligente, perché ti do strumenti, perché non ti sto dicendo fai questa cosa, no, ti sto dicendo che mi devi aprire il chakra del cuore, e se tu non mi apri il chakra del cuore, le tue difese immunitarie cominciano ad abbassarsi. Alberto, ho fatto, fatti chelanti, fatti l'ozono, fatti cure antiparassitarie, fatti quel cazzo che vuoi. Io voglio che ti apri il chakra del cuore, voglio che mi torni ad amare. Alberto, io non amo, comprati un coniglio, comprati quello che vuoi, anche una formica, amo una formica, amo un, ti compri un maiale, amo un maiale. Devi tornare ad amare. Noi siamo esseri di luci, incarnati nella materia per tornare ad amare. Se noi amiamo, abbiamo accesso ai nostri talenti. Se noi abbiamo, abbiamo accesso ai nostri doni. Se noi amiamo, possiamo connetterci con l'universo. Tu non ti puoi connettere con l'universo se non ami. Come fai a connetterti con l'universo? Con quale energia? Jawohl? Auf Wiedersehen? Con quale energia? Ti connetti con l'universo, con l'energia dell'amore, con l'energia del cuore. E l'energia del cuore è l'energia del quarto chakra. Ma se tu hai il cuore chiuso, come ti fai a connettere? Ti manca l'energia. Il cuore a livello di magnetismo è 5.000 volte più potente della mente. Questo mondo non vuole che usi il cuore. Vuole che usi la mente. Vuole che ragioni. Ai bambini che cos'è che gli dicono? Pensate. Ma vai a fare in culo. Un bambino non deve pensare. Quando tu dici un bambino a pensare, gli stai bloccando le ali. A un bambino gli devi dire usa il cuore, usa l'amore. Che cosa ti piace, figlio? Mi piace quello. Bravo, 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 bravo. E invece i bambini li svalutano, li screditano, li fanno prendere paura. Distanziamento, mascherina, hands, hands. E poi ti tolgono il numero 44 della casacca della Germania, che ti dicono che il 44 assomiglia agli SS. Jawohl! E guarda caso ti tolgono il numero 44 oggi, che è il giorno 2 Karma 5, che è il giorno di Adolf Hitler. Schwanzteiger! Bellissimo! Non vedete che ci stanno prendendo per i coglioni, per il culo tutti? Allora, lasciate che ci prendano per i coglioni. Lasciate che ci prendano per tutto. Ma se noi torniamo ad amare e noi ci colleghiamo all'universo, attraverso la fantasia e l'immaginazione, l'universo che cosa fa? L'universo dice: ehi, 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 sì, Italia, 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 sì, c'è uno squilibrato, guarda, guarda che faccia da pirla che c'ha, sì, ha la maglietta gialla, c'ha la maglietta con scritto follia qua, follia, guarda, viva la follia, sì. È interessante questo qua, è simpatico, guardalo, diamogli un po' di energia, dai. Davvero? Sì, perché sta parlando di cuore, vuole accendere gli umani, cazzo, che hanno il cuore chiuso. Oltre ad avere il cuore chiuso, hanno anche il culo chiuso. E quindi è giusto, dai, diamogli energia, diamogli potere a questo, no? È certo. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farlo. Ma si devono aiutare questi, non hanno capito un cazzo. Come può l'universo dialogare con l'essere umano se l'essere umano ha chiuso i rubinetti per andare nei confronti dell'universo? Rudolf Steiner. Jawohl. Arriverà il tempo che... Allora, quello che io voglio dire ai signori qui presenti, 2039 persone, e siete in pochissimi perché secondo me dovreste essere in 20.390 persone, quello che io voglio dire ad ognuno di voi, provate a pensare se quello che sto dicendo secondo voi è una cosa giusta o sbagliata. Dovete finirla di ragionare con la mente. Dobbiamo alzare le frequenze. E l'unico modo per alzare le frequenze è amare. Non vedete che oggi gli uomini non fanno più sesso, non scopano più. Anche le donne fanno poco sesso. E perché si fa poco sesso? Perché ci danno da mangiare merda, perché respiriamo merda, perché mangiamo merda, perché mangiamo altro che tossine e perché gli ormoni, gli uomini hanno tanto ormoni femminili e hanno poco testosterone. E quindi se hanno poco testosterone e così via. Troppe parolacce.
Bene, esci dalla diretta, esci, esci, esci. Io dico le parolacce, dico quello che vuoi perché sono puro, sono me stesso. Non è troppe parolacce, sto cazzo, svegliati. Chi non sa andare oltre non vede oltre. Se voi non sapete andare oltre, ha detto questo, non va bene, vai oltre. Vai oltre. Se ti interessa una cosa, devi andare oltre, te la devi andare a prendere. Non ti devi fermare. Ha detto così. Ha sbagliato a dire un congiuntivo, non è capace di parlare. Sì, hai ragione. Non so la grammatica, non so i congiuntivi. Il mio libro di numerologia me l'hanno fatto le mie, cioè io l'ho scritto, poi le mie assistenti sono impazzite a trascriverlo. Sì, cazzo. Ma sono puro però. E ti faccio un culo così. Perché quello che capisco io, altre persone ci mettono 8.000 vite per capirlo. Io invece il collegamento con l'universo, numerologia, simbologia, metafora, ho capito tante di quelle cose che non ve ne parlo, non ve ne dico, perché oggi l'essere umano non è pronto. Perché siete lì che vi fermate. Ha sbagliato il congiuntivo. L'ava con l'H o senza. Non l'ho mai capito e mai lo capirò, ma non me ne frega un cazzo. Perché io voglio andare oltre, io voglio che la gente impari a usare l'energia, impari a usare l'amore, impari a usare il cuore, impari a avvicinarsi all'arte, impari ad amare, impari a fare. E magari anche a scopare, ok? E magari anche a fare figli, ok? Mentre oggi c'è un caos totale, dove il più grande, la cosa più grande che esiste al mondo, l'essere più grande è la mamma. Perché la mamma, un bambino nasce da 18 mesi prima di nascere fino ai 3 anni di vita. 18 mesi. Perché 18 mesi? Il concepimento, 9 mesi, sì. Ma prima del concepimento ci sono altri 9 mesi che è un processo emozionale. Pertanto le mie emozioni viaggiano nel mio corpo per 9 mesi. Tra 9 mesi, pum! Quindi 18 mesi, fine 3 anni di vita, quando il 3, il 6 e il 9, 36 mesi. Pertanto un bambino, fine 36 anni di fine 36 mesi di vita, quando è nato, quindi 3 anni di vita, deve stare con la mamma. Guardate cosa stanno facendo le mamme. Ci sono 40-50 milioni di aborti all'anno. Che cazzo sta succedendo? Quanto male gli stanno facendo a queste donne? E nessuno dice un cazzo. Anzi no, diamogli i soldi all'Ucraina per ammazzarsi. Io invece quei soldini li darei alle mamme che magari gli dico, tesoro, vuoi avere un bambino? Aspetta che ti aiuto io, dai. Magari gli facciamo un po' il DNA italiano. Alberto, daresti i soldi anche agli stranieri? No, solo le donne italiane. Gli stranieri li voglio bene, io voglio bene i marocchini, voglio bene i giamaicani, voglio bene i francesi, voglio bene a tutti. Ma in questo momento, siccome che l'Italia è un paese di vecchi, un paese di rincoglioniti, è meglio che creiamo di nuovo un DNA italiano, visto che viene a mancare, magari soprattutto dalle parti di Firenze, soprattutto dalle parti di Roma, soprattutto dalle parti di Venezia, non so, Ceo, a Gondola, no? Manca il DNA italiano, manca la forza, manca una forza motrice che è l'Italia. E pertanto c'è bisogno di sangue italiano, c'è bisogno un po' anche di follia, no? E invece, ballato. Racconta Ferrarini, ma sai che sei un po' squatenato? Che titolo di studio hai? Io, cioè, sì, ce l'ho il titolo di studio, ma non frega un cazzo a me dello studio. Io voglio il risultato. Perché per me quello che conta nella vita è solamente il risultato. E oggi le persone non amano i risultati, ma amano la teoria. Posso dirvi una cosa? Non inseguite le persone che parlano di protocolli di teorie, ma inseguite persone che parlano di risultati. Il risultato è la miglior laurea che esiste al mondo e finitela di parlare di Gesù Cristo. Come ho già detto ieri sera, avete tutti i coglioni. Io aspetto che arriva Gesù. Ma cosa vuoi che aspetti che arriva Gesù? Che magari Gesù è già in mezzo a noi. Gesù, se fa qualcosa, gli rompete i coglioni, verrebbe arrestato. Perché un guaritore privo di laurea, scusi, lei ha fatto quello che io. Lei è stato qua, signore, lei. Mettete in galera questo signore qua che dice di essere Gesù. Cioè, allora la fede, noi dobbiamo credere a tutto, no? A tutto, a tutto, a tutto, certo.
Sul testosterone tutto vero, certo, dov'è il testosterone? Non c'è. Non c'è. Lo vogliono ammazzare il testosterone. Non ci sono uomini col testosterone. E lo si capisce dal fatto che non ci sono, punto. Perché la limitazione che è una limitazione veramente scarsa. Il glutine è passato da 4 a 22 proteine, è una merda. Sushi pieno di parassiti, carne cruda, pesce crudo, crostacei, maiale, tutta roba di merda, che fa male. Male, è intossica, no? E lievito, il mais, la soia, tutto un casino. Bisogna fare lo slalom, no? Detto questo, se noi vogliamo tornare a sognare, se tu vuoi tornare a sognare, devi aprire il chakra del cuore. Se tu vuoi tornare a sognare, devi essere folle. Devi meditare. Sì, puoi anche meditare. Ma la cosa più bella è che tu porti la mente al cuore e poi cominci a essere un po' istintivo, cominci a essere un po', ok, un po' schizzo, no? Allora cominci un po' ad avere anche le tue visualizzazioni, visioni, quello che ti pare, no? Ho detto visualizzazioni. Se c'era drone adesso mi prende per il culo perché si dice le tue visioni. Ok? Vedi, forse sei un po' razzista. No, non sono razzista. Anzi, io i neri li adoro. Non sono razzista, sono un giusto. Questa è l'Italia. E l'Italia deve avere un DNA italiano come motrice, no? La Valentina, una ragazza che segue le autoscuole, mi ha detto, Alberto, sono allarmata. Perché? Perché il 70% dei miei allievi sono stranieri. Non ci sono più italiani che fanno la patente, ci sono solo stranieri. E gli italiani dove sono? Eh no, non ci sono. Sono là? Così? No? Quindi nessuno è contro, ma ci mancherebbe. Io sono obiettivo. C'è bisogno di dar forza a un DNA italiano. C'è bisogno di svegliare il DNA italiano. C'è bisogno di aprire il chakra del cuore. C'è bisogno di tante cose positive. C'è bisogno di non essere negativi e c'è bisogno di andare oltre. C'è bisogno di guardare l'aspetto positivo. C'è bisogno di osservare l'aspetto positivo. Alberto questa sera è spettinato, ha la barba, ha una maglietta gialla. Come si presenta? Guarda l'aspetto positivo, il contenuto. Alberto ti sta semplicemente dicendo una cosa molto banale, ma estremamente potente. Devi aprire il chakra del cuore, perché il tuo chakra del cuore è chiuso. Io sono convinto che su 10 persone, 7 di voi hanno il chakra del cuore chiuso. E c'è un bellissimo esercizio da fare che se lo si capisce subito, sai? Allora, se volete aprire il chakra del cuore, tornate ad abbracciare. Avete un cane, avete un maiale, avete una tigre, avete un bengala, non lo so, tornate ad abbracciare. Abbracciate un albero, andate oltre. Perché se voi non fate questo, non potete lamentarvi che l'universo non riesce a connettervi con voi. L'universo non può connettere con una persona che è chiusa. L'universo non può connettere con una persona che non è in grado di amare. Perché le persone oggi non amano. Quello è il problema. Ok? Avete qualche domanda da fare? Qualche domanda folle? Domanda folle, domanda folle, domanda folle, domanda folle. Bisogna sempre guardare il lato positivo, sempre. La differenza che c'è tra una persona intelligente e un deficiente è che la persona intelligente guarda solamente l'aspetto positivo delle cose. La scorsa settimana ho visto una persona che era un disastro e quando l'ho vista gli ho parlato di tutte cose positive che aveva. Tutti i difetti che aveva improvvisamente se ne sono andati via uno dietro l'altro. Perché ho dato potere al positivo. Le persone devono dare potere al positivo. Le persone devono dare potere all'amore. Le persone devono dare potere alla loro fantasia, alla loro immaginazione. Vi rendete conto? Ho deciso di fare una diretta un minuto fa e siamo in 2300 persone. Siamo in tanti. Possiamo essere di più, certo, ma il messaggio è molto importante. Io posso dare questo messaggio? Certo, lo potete dare anche voi. Dobbiamo essere uniti.
Io non sono razzista, ci mancherebbe. Io adoro le persone di colore. Trovo che siano fantastici, sono simpaticissimi. Scherzo dalla mattina alla sera. Però in questo momento l'Italia ha bisogno di DNA italiano, perché l'Italia... Perché nell'autoscuola di Valentina ci sono il 75% di stranieri, 70% di stranieri. Non ci sono italiani che si fanno la patente. E gli italiani che ci sono sono rincoglioniti, perché gli stranieri... gli mangia la foglia perché ha più fame, invece questi sono qua che aspettano chissà cosa devi aspettare, perché non sanno amare, perché non abbracciano i genitori, perché non abbracciano nessuno, perché sono chiusi, perché vivono nella paura, perché vivono nella menzogna, vivono nel terrore. E la paura, insieme con l'etichetta, è la più grande malattia che esiste al mondo. Le previsioni che do sulla numerologia sono estremamente efficaci, sono forti e sono giuste. Detto questo, dovete imparare a capire che noi siamo energia in movimento, noi siamo delle stelle in movimento. E viva i folli, vivi quelli che ci credono davvero, viva quelle persone che condividono questa diretta, viva quelle persone che si fanno sentire. Noi dobbiamo attrarre denaro, certo, ma dobbiamo tornare a sognare, dobbiamo tornare a essere folli. Mi hai aiutato tantissimo da quando ti conosco. Ti ringrazio, Isabella. Non ti conosco, ma ti ringrazio. Perché questo è il più grande dono. Quando io parlo molto spesso sono talmente così schizzato che non sono io che parlo, ma sono semplicemente un tramite dell'universo. L'universo manda energia. Manda energia ai suoi figli. Io ho un canale aperto, pertanto parlo, ma anche tu lo puoi fare. Ognuno di noi può diventare un ripetitore. Come dice Nikola Tesla, noi siamo degli alberi in movimento. La differenza che c'è tra un albero e noi è che l'albero sta fermo, noi invece possiamo muoverci e pertanto viva la danza, viva il movimento. E invece noi dobbiamo aspettare che ci sia il classico guru di turno indiano o chissà che cosa che vi dice, che vi racconta la storia dell'orso. Non ne abbiamo bisogno, perché noi siamo italiani, porco cane, noi siamo geni, noi siamo Da Vinci, noi siamo Michelangelo, noi siamo San Francesco, noi siamo San Gennaro, noi siamo la storia del mondo. E la storia del mondo vive in questo etere, vive in questa energia e comunica con noi, comunica con il nostro DNA. Ma se voi invece continuate a dare potere al prossimo e non vi date potere a voi stessi, non potete pretendere che il mondo, che l'universo vi guardi. Vi prenderà calci nel culo. Perché per l'energia non ha importanza ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma ha importanza ciò che tu impregni. Questa è la cosa importante. Le psicologhe di mio figlio mi hanno detto: tu sei la profezia che si autoavvera, perché sono positiva e non mollo mai. Brave, complimenti. Questo mi piace. Diamo potere al positivo, diamo potere al positivo. Cominciamo a dire delle cose belle, cominciamo a darci valore. Siamo l'ombelico del mondo, ognuno di noi lo è, perché ognuno di noi vive al centro del proprio mondo. Certo, è tutto vero. È tutto quanto vero. Comunque tornare a sognare è una cosa bellissima. Tornare a sognare è una cosa bellissima. E oggi i bambini non sognano più. Io quando ero bambino sognavo la macchina, sognavo il camion, sognavo qualcosa, non lo so, sognavo le macchine, perché amavo le macchine, non i camion. E i bambini oggi non sognano più, i bambini oggi hanno paura, i bambini oggi non vedono un futuro. E se tu non vedi il futuro, il tuo inconscio come può vivere e sopravvivere? No, 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 abbassi la tua energia. Questo è il concetto. Non va bene. Se avete qualche domanda da fare, fatemela oppure chiudiamo questa diretta. Se sei positivo, l'empatia, il tono emozionale si può... Sì, se sei positivo va bene, ma io vi ho detto di amare, di aprire il chakra del cuore. Dobbiamo accendere questa fiamma che vive in noi. In ognuno di noi c'è una fiamma. Magari non è così. Magari è così. C'è e dobbiamo accenderla. A un calciatore una volta importante sono entrato in ritiro con la fiamma ossidrica
e avevo questo acceso così forte, fortissimo. E lui ha preso paura perché pensavo che dasse fuoco all'albergo. Questo calciatore portava la maglia 10 più 5. Era nato in un giorno 15. E lui ha preso paura, mi fa, vuoi bruciare l'albergo? E io gli ho detto, no. E quindi che cosa vuoi fare? E sono venuto a accendere la luce. E lui mi ha guardato l'altro, ha detto, questo è un pazzo. E io gli ho detto, ti sbagli. Perché? Perché io sono il re dei pazzi. E si è messo a ridere. In quell'anno ha fatto una stagione pazzesca. Poi è nato in una squadra che non ho approvato. Poi c'è stato un distacco e mi è dispiaciuto. Io sono dell'avviso che la vita è fatta di momenti, è fatta di scelte, ma è fatta anche di una dose di follia. Circondatevi di qualcuno che ha un sogno, circondatevi di qualcuno che è un folle, circondatevi di qualcuno che vi fa sognare, circondatevi di persone che vi parlano di amore, circondatevi di persone che vi danno potere, circondatevi di persone che vi fanno sentire importanti. Perché un essere umano che non si sente importante non ha futuro. Perché va in conflitto di svalutazione, perché va in crisi di abbandono, perché si sente solo. E quando si sente solo si gonfia come un pesce fuor d'acqua e non va bene. Allora dobbiamo essere uniti più che mai noi italiani. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo credere, dobbiamo amare il nostro popolo, dobbiamo amare l'Italia e dobbiamo amare anche gli altri cittadini, certo. Pertanto se c'è qualsiasi, amiamo tutti. Ma dobbiamo ricordarci chi siamo. E lo dobbiamo, secondo me, tutto questo ai nostri nonni, dobbiamo ricordarcelo ai nostri avi e dobbiamo ricordarcelo a tutti quanti loro, perché è giusto. Il gruppo Zero Alibi è molto bello, certo, è un gruppo molto potente. È di Facebook, è potentissimo. Faccio delle dirette, è uno spettacolo. Però non sono qui per sponsorizzare o per parlare di un gruppo. Sono qua questa sera di fare una diretta, che è un 2 Karma 5, che è un giorno che rimane nel cuore, per dirvi accendiamo il cuore. Torniamo ad abbracciare, torniamo ad amare. Ricordiamoci che siamo nati in questo mondo per amare. Siamo nati in questo mondo per vincere le prove. E se noi non vinciamo le prove in questo mondo, non ti puoi lamentare che l'universo non dialoghi con te. Non ti puoi lamentare che l'universo non si connetta a te. Vi do una buona serata. Viva la follia. Siate folli. Credete nei vostri sogni. Siate folli. Credete nei vostri sogni, perché se voi non credete nei vostri sogni e perché se voi non siete folli, mancate di rispetto a quel bambino e a quella bambina che vivono in voi. Ma provate a chiudere i vostri occhi e immaginate quel bambino e quella bambina che vivono in voi. Loro avevano un sogno, erano folli. Se vi manca quella luce, se vi manca quella cosa, non siete vivi, ma state semplicemente aspettando di non esistere. Quando ero bambino, a scuola la maestra mi disse, dimmi una preghiera, Alberto. E io facevo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Che bravo che sei, Alberto. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria! E poi facevo un'altra voce, partivo, e mi metteva a quattro. Dicevo, ma maestra! Ma perché non ti lasci parlare così? Allora, in realtà, io avevo bisogno di schizzare. Perché ero un bambino annoiato. E schizzavo. E mi piaceva schizzare. Dove sono questi bambini che hanno voglia di schizzare? Dove sono questi bambini che hanno voglia di fare tiri, no? Tiri, tiri, fa tiri, tiri. Schizzare, fare gli ebiti. Sì, ebiti, ebiti.
Sì, sono un ebete, hai ragione. No, sono il re degli ebiti. Mi sta bene, però quel bambino era felice. Era felice di schizzare, era felice di essere se stesso. Era felice di dire, ciao, come stai? Va bene. Oggi le persone, attraverso l'educazione, si chiudono e perdono i loro sogni. E secondo me voi dovete tornare a sognare, perché questo è un momento molto importante per il mondo. Si salva chi sogna, si salva chi ama, si salva chi è folle, si salva chi crede, si salva chi mangia bene, si salva chi ha una missione, si salva chi pensa al futuro, si salva chi ha voglia di giocare. Dobbiamo tornare a aver voglia di giocare. Ho fatto questo evento qui che sto facendo di numerologia di sabato, che è molto bello, e sto parlando proprio, sto facendo tante cose belle, tante, veramente tante. Ad esempio, che auto sei? Da bambino ognuno di noi è un'auto, ma non sa di esserla. Però viene messo nel posto sbagliato. Magari tu sei una Ferrari e invece ti fanno studiare in mezzo ai campi, non ti senti importante. Noi dobbiamo capire che auto siamo, noi dobbiamo capire quali talenti noi siamo. Perché se noi non capiamo questo e se noi non amiamo, se noi non abbiamo il chakra del cuore, l'universo non potrà connettersi a noi. E ricordatevi che molto spesso dietro un grande uomo c'è un grande conflitto, dietro un grande uomo c'è un grande trauma, e la soluzione è la trasmutazione di quel trauma, di quel conflitto, perché attraverso la trasmutazione una persona va incontro al suo dono e al suo talento. Torniamo a sognare. E vi lascio con una musica. Che musica vi lascio? Vi lascio con questa musica, perché mi sembra giusto. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Da bambini anche qui si cantava, no? Buonasera a tutti, alziamo il tono. Domani mattina svegliamoci con Goldrake, domani mattina svegliamoci con qualcuno di folle. Basta poco per farci sorridere. Basta poco per ricordarci chi siamo. Buona serata a tutti, viva la follia. Abbracciatevi anche per me, un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Prendete il meglio da questa diretta, ok? Viva la follia.